Talk. Oggi risponderò ad alcune delle vostre curiosità riguardanti l'ungherese. Più nello specifico su Instagram vi avevo chiesto se c'erano delle parole di cui eravate particolarmente curiosi, quindi oggi vi dirò come si dicono in ungherese. Iniziamo subito con Topaz87, ovvero la dolcissima Sara. Come si dice triglia? Sono dovuta andare a cercare perché non mi è mai capitato di dover dire triglia in ungherese. Di solito parliamo di pesce in generale, quindi hol. Triglia si dice marno. Candy chiede come si dice Giappone. In ungherese Giappone si dice semplicemente Japan. Silvio89, mi diresti come si dice pinguino? Pingvin. Scalzo, come si dice stella? Chillog. Se invece volete dire stelle, Chillogok. Mirko Caron 1, amore, ed è una delle parole che mi avete chiesto in tantissimi. Amore si dice Serelem. Serelem può essere utilizzato per dire ti amo, amo una persona, quindi Seretlek, ti amo. Oppure può essere utilizzato anche per dire semplicemente che ci piace una cosa. Seretemo Mochkak, per esempio, mi piacciono i gatti. Opholzweier, spero di averlo detto bene. Profumo di pioggia. Molto semplicemente esce illot. Esce è la parola che si utilizza per pioggia, mentre illot è il profumo. Si può dire anche esce sog, che sarebbe proprio l'odore della pioggia più che il profumo. Michela Viola 4MH, i nomi di persona restano uguali o un po' cambiano? Se siete degli stranieri in Ungheria, il vostro nome potrebbe leggermente cambiare perché cambia la pronuncia che hanno gli ungheresi leggendo il vostro nome. Per esempio, il mio nome, Donatella, letto da un ungherese risulterà Donatello. Questo perché la O non accentata per loro è aperta, mentre la A non accentata si legge O. Per quanto riguarda invece i nomi di persona in generale, certamente in ungherese hanno dei nomi differenti. Faccio un paio di esempi. Stefano in ungherese non è Stefan, Stefano o altro, ma István. Oppure Agnese in ungherese è Agnes. Diani B, amore, amicizia, pinguino, gatto, ti amo, poi tante altre. Allora, alcune le abbiamo già dette. Amicizia si dice Boratshag. Borat è la parola che si indica per dire amico o amica. Gatto invece si dice Mochko, gatti Mochkak, e a volte si può utilizzare anche il nome Zizush o Zizo. Piratessa 27, ansia. Un altro termine che ho dovuto cercare sul dizionario perché non me lo ricordavo e è una parola che non sento tanto frequentemente, che non mi sembra di avere mai utilizzato in ungherese. Comunque ansia si dice sorongash. Robby Deriso, libro? Libro si dice könyv, mentre se volete indicare ad esempio la libreria di casa vostra, könyvpolz, letteralmente tipo mensola per i libri. Luno Izu, polizia, portafogli, bagno, ristorante, tutti i termini utilissimi se dovete andare in viaggio in Ungheria. Partiamo da polizia, che si dice rendőrség, mentre se state cercando un poliziotto, rendőr. Il portafogli si dice invece pénztárca, pénz letteralmente sono i soldi. Ristorante invece étterem, ci può essere un kínai étterem, quindi un ristorante cinese, oppure olasz étterem, un ristorante italiano. Per quanto riguarda il bagno dipende invece a che cosa ti riferisci. Se ti riferisci al bagno all'interno di una casa, quindi una stanza adibita a bagno, si chiama fürdőszoba, letteralmente la stanza, szoba, adibita al bagno, a lavarsi. Mentre se intendi semplicemente il WC, WC, e se stai cercando appunto un bagno in un ristorante, in un centro commerciale, puoi cercarlo come WC o Mosdó, oppure banalmente toilet, toilette, insomma ormai ci sono dei nomi abbastanza standard e universali per identificare i bagni. Jakubovic Leila, spero di averlo detto bene, come si dice vive i gatti? So che non è una parola ma spero tu risponda, un bacio. Vive i gatti? Non lo so. Io solitamente sento sempre dire hoira quando si fa il tifo, ad esempio per una squadra nello sport, o quando si fa il tifo, che ne so, alle Olimpiadi, hoira Magyarok, quindi forza ungheresi. Quindi non so come si dice effettivamente viva, se c'è un modo per dire viva i gatti. In ogni caso possiamo dire forza per i gatti, ovvero hoira Mochkak.
E questo è tutto per oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea, magari se vi piacerebbe vedere un altro video di questo genere in cui rispondo a delle vostre piccole curiosità o se vorreste vedere altri tipi di video. In tal caso, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa vorreste vedere riguardo l'Ungheria. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Peace out!